colori ardono, giustapponendo e mescolando le tinte in modo sorprendente. Van Gogh raggiunge effetti straordinariamente crudi e intensi. Non riproduce i colori, non conosce atmosfera. Ti ho già detto della tempesta a cui ho recentemente assistito. Il mare era giallastro, specialmente verso la riva. All'orizzonte una striscia di luce sovrastata da nuvole nere dalle quali la pioggia si riversava a scroscio obliquo. Il vento sollevava la polvere. È la mia stanza da letto, solo che il colore deve fare tutto, dando attraverso la sua semplificazione uno stile più grande alle cose, e deve suggerire il riposo o in genere il sonno. Insomma, la vista del quadro deve riposare la testa, o meglio l'immaginazione. I muri sono lilla pallido, il pavimento è a mattoni quadrati rossi, il legno del letto e le sedie sono giallo, burro chiaro, il lenzuolo e i cuscini verde limone molto scuro, la coperta rosso scarlatta, la finestra verde, la tavola di toilette arancione, il bacile blu, le porte sono lilla e non c'è altro, nient'altro in questa stanza con le persiane chiuse.